L'inizio di un nuovo stagione è sempre un'esperienza molto mozzafiato, però quest'anno mi manca le parole di descrivere quanto abbiamo imparato in poco tempo. È un disegno, è una macchina molto giovane, è una regola molto giovane anche. Quindi dovunque si guarda si trova prestazione. Ogni pista in Formula 1 è un po' diverso. Bahrain, per esempio, è la pista più cattiva per le gomme posteriori. Cina invece è il contrario, è più cattivo per gomme anteriori. Bisogna avere una macchina forte in ogni condizione e bisogna sviluppare la macchina per essere forte in ogni pista. Quindi quando si parla della prestazione della F14T in Cina oppure in Bahrain, non stiamo discutendo la stessa macchina, perché abbiamo migliorato questa macchina fra Bahrain e Cina. È una cosa che dobbiamo continuare a fare per tutto l'anno. Se possiamo gestire un sviluppo di questo genere, non si parla delle piste forti o deboli per la macchina diventa più forte in ogni gara e questa è la nostra intenzione e la nostra speranza. I nostri piloti sono una parte di questa squadra e siamo molto molto fortunati di avere due piloti di questa classe, di questa capacità, abilità. Con Fernando abbiamo visto come sempre un livello di prestazione straordinario. Ha preso ogni opportunità quest'anno, ha preso ogni punto disponibile. Per questo dobbiamo dire grazie, però dobbiamo dire grazie anche a Kimi, perché sta lavorando in modo molto molto coesivo con la squadra, sta collaborando molto bene con la squadra, anche con Fernando, e ha dimostrato tante tante volte che è un pilota del primo fila. Quindi fra poco vedremo anche i risultati da lui. Nel frattempo siamo fortunati ad andare insieme in piste con una squadra forte e i piloti più bravi della griglia. Per tecniche di guida si intende del controllo che il pilota ha sulla vettura. Una Formula 1 è molto rigida per sfruttare al massimo il carico aerodinamico. Il carico fa che il pilota freni in un modo anomalo, frenando molto forte nella parte iniziale quando la Formula 1 è alla massima velocità e ha il massimo carico, e appena la macchina entra nella curva il pilota deve dosare il freno e diminuire la pressione del freno. Frenare unicamente un metro più tardi cambia già tantissimo nel tempo sul giro. E ci sono due tipi di guida. Una guida molto più pulita, questi piloti che muovono il volante in un modo molto dolce e anche sono molto dolci con l'erogazione del gas, o i piloti molto più aggressivi, che sono molto bruschi con il movimento del volante e anche con il gas hanno una guida tipo on-off. Avere tantissimo grip su una Formula 1 crea a volte anche il overlap. L'overlap è quando il pilota sta frenando e anche prima di lasciare il freno sta già andando sul gas per uscire il più veloce possibile dalla curva. Il sovrasterzo avviene quando l'anteriore della macchina gira troppo verso il cordolo e il pilota per correggere deve fare il controsterzo. Il sottosterzo avviene quando l'anteriore gira verso l'esterno della curva. Per correggerlo si possono fare due cose: alzare il piede del gas o girare di più il volante. I migliori piloti devono essere molto istintivi, ma anche molto intelligenti, usando tutta l'analisi dei dati per migliorare la sua tecnica di guida. Nei sorpassi, gli aspetti istintivi giocano un ruolo fondamentale, ma quest'anno con le nuove Power Unit, le tecniche di guida dovranno cambiare ancora.